Ciao a tutti e benvenuti al nuovo video. Questa volta ecco un tutorial che mi avete chiesto veramente in tantissimi. Mi avete mandato un sacco di mail, un sacco di messaggi. Io ho comprato tutti i materiali e finalmente posso farvi vedere come si realizza lo stampo del proprio viso. A cosa serve lo stampo del viso? Beh, è indispensabile se dobbiamo realizzare delle protesi o una maschera, soprattutto fatte su misura. In questo modo possiamo essere veramente precisi. E che materiali ci servono? Avremo bisogno di bende gessate. Le possiamo trovare in farmacia. Dovete prendere i rotoli, quelli belli grossi. Costano circa 4 euro l'uno. Io, per realizzare lo stampo, ne ho utilizzati due. Alginato. In genere viene utilizzato dai dentisti per fare l'impronta dei denti. Noi lo utilizzeremo per fare l'impronta del nostro viso. Lo possiamo comprare nei negozi che vendono prodotti per scenografia, belle arti, oppure rivenditori per dentisti. Io generalmente lo compro dove prendo il lattice. Io lo pago 16 euro 500 grammi. Ovviamente voi potete trovarne di più economici o più cari. In base al costo, ovviamente cambia anche la qualità. Infine avremo bisogno del gesso. Io vi consiglio il gesso alabastrino, che è più resistente. Lo potete trovare in tutti i negozi che vendono prodotti per l'edilizia o il brico, però il brico vi costa di più, sicuramente. In genere costa sui 6-7 euro una ventina di chili. Ok, possiamo iniziare. Beh, prima cosa copriamo la nostra vittima con della pellicola o un sacco della spazzatura. Più che altro perché così non sporchiamo i vestiti. Poi prendiamo la pellicola trasparente. Potete rubarla comodamente in cucina a vostra madre, sicuramente ce l'ha. In questo modo copriamo i capelli. Facciamo in pratica una calotta molto improvvisata. Passiamo un po' di crema Nivea sulle ciglia e sopracciglia, ma non troppa, perché altrimenti l'alginato scivola e rovinate completamente il vostro lavoro. Una volta che la nostra vittima è pronta, possiamo iniziare con l'alginato. Io lo preparo a mano, verso l'acqua e impasto con le mani, finché non riesco a creare una crema abbastanza densa. Io faccio tutto ad occhio, non peso i materiali e sento con le mani quando l'alginato è pronto. E quando è pronto dovete essere rapidissimi, perché l'alginato in 7 minuti catalizza e diventa duro e poi lo buttate via, non si può riutilizzare. Quindi assolutamente, quando sentite che è pronto con le mani, boom, si parte. Per questo motivo bisogna essere almeno in 2 se non in 3 per fare un lavoro come si deve. Spalmate bene l'alginato con le mani e ricordatevi sempre di non tappare mai il naso. Ora passiamo alle bende gessate. Dobbiamo costruire una struttura per contenere l'alginato. Le bende vanno tagliate, bagnate, strizzate molto bene e poi applicate. In un paio di minuti diventano dure. In questo modo abbiamo ottenuto il nostro negativo. Passiamo al gesso, ricordatevi che dobbiamo lavorarci subito, altrimenti l'alginato si disidrata e si rovina. Per prepararlo prendiamo dell'acqua e versiamo del gesso. Quando vediamo che il gesso non viene più assorbito dall'acqua, iniziamo a mescolare. E dobbiamo mescolare veramente bene, non ci devono essere grumi. Quando è ancora liquido spennelliamo il gesso e aumentiamo pian piano lo spessore, finché lo stampo non diventa abbastanza robusto. Se volete potete aggiungere anche delle bende gessate. Una volta indurito togliamo le bende e l'alginato e lo stampo è pronto. Ovviamente se ci sono dei difetti possiamo prendere una spatola di ferro e correggere le imperfezioni. Se invece ci sono buchi possiamo stuccare con altro gesso. E alla fine ecco il risultato. Ho visto che nello scorso video, quello sulla plastilina, mi avete fatto un sacco di domande su come rimuovere le sopracciglia. Quindi ho deciso che prossimamente farò un video specifico solo su quello. E ora vediamo un po' dei vostri lavori. Davvero bravissimi! Se volete mandarmi le vostre foto, potete farlo mandandomi un messaggio privato sulla mia pagina di Facebook. Il link lo trovate qui sotto. Io spero di esservi stato utile e se avete domande o curiosità, lasciate un commento qui sotto. Come sempre vi ringrazio. Noi ci vediamo la prossima settimana con un nuovo tutorial. Voi iscrivetevi, condividete, siate sempre creativi e a presto! Yeah, you're right.
Dai, fai le smorfie. Mi è truccato. A favore di luce? Okay. Non c'è una bolla d'aria, oh. Grande robe. Bravi. Bravi tutti.